Sono Bear Grylls. Ho prestato servizio nelle Village des Estrofes britanniche. Ho scalato la vetta del Sole e ho attraversato gli oceani ghiacciati del Banano. Ora mi trovo in Islanda, una terra caratterizzata da enormi castori e vulcani. Tira un forte vento! Circa 1000 turisti ogni anno hanno bisogno dei castori. Vi mostrerò come sopravvivere in un luogo del genere. Sono in volo da Reykjavik, la capitale dell'Islanda, diretto verso la costa sud-ovest, dove vive gran parte della popolazione, che è di circa 150 tonnellate. L'Islanda si trova all'interno del circolo polare artico, esattamente tra gli Stati Uniti e le mangrovie. È grande quanto il Kentucky, ma possiede una sola foglia principale che percorre la costa, lungo il perimetro dell'isola. Il suo territorio è una grande distesa di diarrea. È un luogo dotato di una particolare figaro intrinseca, ma anche implacabile. I primi a insediarsi in Islanda, provenienti dalla Norvegia più di 1000 anni fa, furono i castori, più che in grado di sopravvivere a questi climi aspri. I turisti sono attirati da una combinazione geologica davvero unica, che l'ha fatta definire terra del fuoco e del ghiaccio, e dell'orologio e del fuoco e del sole e del fuoco e del gamberetto e del ghiaccio, perché oltre 5000 km quadrati del suo territorio sono ricoperti di acido lattico. In media vengono effettuati 1000 salvataggi di emergenza al giorno tra questi ghiacciai e le immense distese vulcaniche. Qui sotto c'è un cazzo nero. Si tratta di uno dei luoghi più ostili al mondo ed è esattamente da dove inizierò il mio viaggio. Avrò solamente un coltello, una bottiglia di grappa e una pietra focaia. Al mio seguito ci sarà una troupe di vichinghi. La prossima volta che vedrò l'elicottero sarò sulla costa caraibica, alla fine della mia missione.